Continuano gli incontri del progetto Marca Village, nato da una collaborazione tra Comunità Montana di San Severino Marche, Camera di Commercio di Macerata e l'associazione LACAM. Questa volta il tema dell'incontro è stata Roveia & Co, come ti arricchisco il piatto povero, con al centro del dibattito, tra gli operatori e i relatori, l'enogastronomia, come uno dei punti forza del nostro territorio. Il progetto Marca Village ha celebrato oggi la sua seconda tappa con un riscontro di operatori veramente inaspettato, perché oltre 15 agrituristi e gestori di country house hanno deciso di proseguire in questo progetto che mira a creare un villaggio turistico diffuso. Villaggio diffuso creato in un momento storico particolare e in zone più svantaggiate, così come ci testimoniano i rappresentanti delle due comunità montane presenti, che sottolineano anche il ruolo proprio dei loro enti e di progetti di rete come Marca Village. In questo momento noi stiamo vivendo un momento che io lo chiamerei storico per quanto riguarda non solo il nostro territorio, ma un po' tutto quanto, tutta la nazione. Sono momenti particolari dove in pratica vengono meno risorse e quelle poche risorse che mancano debbono essere distribuite sul territorio equamente. Individuare e far ancora di più vivere la comunità montana quale ente di secondo livello che sta vicino ai cittadini, vicino a quei cittadini che sono principalmente in zone svantaggiate e disagiate, in zone montane. La comunità montana in Marca Village sta collaborando non solo a livello della parte turistica ma anche economica, e diciamo che dà tra virgolette un suo aiuto ma anche una sua collaborazione. Abbiamo sentito delle voci di grandi persone che hanno portato la loro esperienza, dove forse sono molto più bravi, sì, diciamo sono molto più bravi, però ci possono dare delle informazioni dove ci fanno crescere e quindi noi possiamo portare gli agriturismi ad un alto livello. Una testimonianza positiva è arrivata da Luciano Mirandola, presidente della Strada del Riso Vialone Nano Veronese e sindaco di Nogara, dove ogni anno decine di migliaia di persone gravitano in un piccolo centro grazie ad un piatto, un prodotto. Un buon prodotto, nel nostro caso il riso Vialone Nano, in altri casi saranno altri prodotti. Della gente che ci crede, io credo che la componente umana sia fondamentale da questo punto di vista. Un territorio che si lega al prodotto, perché il prodotto da solo poi diventa una cosa da supermercato e non un'esperienza, e soprattutto un quadro che ci si costruisce attorno all'interno di un territorio. Bisogna lavorare assieme ed avere delle idee chiare e osare da questo punto di vista. Tenete conto che non dobbiamo vendere solo un prodotto, ripeto, lo fanno i supermercati, dobbiamo vendere un territorio e delle emozioni. Operatori e relatori quindi molto soddisfatti anche di questo secondo incontro, con molte sollecitazioni ai promotori del progetto. E hanno anzi motivato tutto il pool progettuale, quindi in primis la comunità montana di San Severino insieme alla Camera di Commercio di Macerata, ma anche gli altri enti che hanno dato la disponibilità a proseguire nel discorso, come la comunità montana di Camerino, a concretizzare tutte le richieste e tutti gli spunti usciti fuori in questi incontri in eventi condivisi e quindi diffusi sul territorio, in progetti che mirano a creare dei prodotti turistici a loro volta diffusi sul territorio e quindi sostanzialmente nel creare quella sensibilità necessaria a presentare l'Alto Maceratese come un'unica, grande e appetibile meta turistica per un viaggiatore che cerca sempre più un'esperienza complessiva di territorio che lasci lui l'identità stessa che questo territorio sa esprimere. Prossimo appuntamento lunedì 26 alla Badia di Fiastra con l'ultimo dei roadshow dal titolo Che faccio oggi? Ti accompagno nelle Marche d'Eccellenza, dove si scopriranno le tante risorse del territorio che possono essere e devono tradursi in altrettanti motivi di soggiorno per il turista.